Il tema della pace fiscale, ci sono stati dei distinguo anche nella maggioranza, lei tiene il punto. Ma io parlo a nome di milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e poi per i problemi che ci sono stati, pensiamo da ultimo al Covid e alla guerra, non sono riusciti a pagare tutti gli euro dovuti. Quindi piuttosto che tenerli come fantasmi in ostaggio, chiediamo loro una parte del dovuto, lo Stato incassa e liberiamo questi milioni di cittadini. Per gli evasori totali che non hanno mai fatto una dichiarazione dei redditi, il posto è la galera, non altri. Però c'era nel programma del centrodestra, è di buon senso, lo Stato ci guadagna, incassa una marea di miliardi che altrimenti coi fallimenti non incasserebbe mai. Quindi andremo fino in fondo.